stato tutto molto interessante, siamo riusciti a creare una scaletta, diciamo, di alto interesse per quanto riguarda la spiegazione dell'identità della ricostruzione di Mirandola, che comunque ha visto oggi come protagonisti dei progetti di ricostruzione molto molto dettagliati e molto approfonditi. La sostenibilità ha tracciato un po' un percorso in mezzo a questi progetti. Non sempre è possibile rispettare tutti i crismi, però la volontà dei progettisti e anche degli staff è proprio quella di seguire questa strada. La sfida comunque è sempre quella della riqualificazione, quindi ricostruzione del patrimonio edilizio anche culturale, e su questo appunto c'è un bel dibattito. E in chiusura devo dire che abbiamo reso omaggio alla città di Mirandola, che è stata colpita fortemente dal sisma 4 anni fa, e però insomma con un buon augurio di riqualificazione, di ristrutturazione e di ricostruzione.